Salve gente, sono Jack di Gaming Knowledge e benvenuti in questo video in cui vi mostrerò degli ultimissimi leak veramente veramente caldi che mostrano cose come le statistiche degli starter e di altri Pokémon. Questi leak sono messi in circolazione da un utente Twitter di cui vi mostrerò pure il nome, quindi se vorrete potrete andare a spoilerarvi questo e tanto altro. Tuttavia io in questo video ho racchiuso soltanto quelle cose che diciamo che c'entrano con il mondo competitivo di Pokémon. Ho evitato quindi qualsiasi cosa che c'entri con la trama, eccetera. Perciò se andate nella pagina Twitter di questo tizio, io vi consiglierei di stare un po' attenti, perché non si sta contenendo per niente. Ci sono tante immagini che potrebbero spoilerare roba. Io mi sono messo a scorrere molto rapidamente cercando di non vedere nulla e fermandomi solo in quelle notizie che mi interessavano. Allora, questa immagine è un'immagine delle statistiche che io ho immaginato per gli starter basandomi sulla loro descrizione in un video che ho fatto un po' di tempo fa. Bene, sono felice di annunciarvi a voi che state guardando e a tutto il mondo che praticamente abbiamo indovinato le statistiche quasi completamente. La cosa sorprendente tuttavia è che le statistiche di velocità dei Pokémon di questa generazione in generale sembra che siano molto basse. Prima di andare avanti vi mostrerò alcuni altri Pokémon che non sono gli starter, poi passeremo agli starter e infine vi darò qualche altra informazione extra sul gioco, sempre derivante da questi leak. Perciò iniziamo subito. Allora, Wishiwashi. Guardate, qui possiamo vedere le statistiche di Wishiwashi. Eccolo qui, abilità Schooling, dovrebbe essere Banco se non ricordo male. Qua abbiamo alcune abilità, quelle mosse che ha imparato, che il giocatore ha insegnato a questo Pokémon, e qui ci sono le sue statistiche, ovviamente un po' basse. Wishiwashi a livello 36, ma durante la lotta, quando Wishiwashi perde metà dell'energia, si trasforma, ed ecco qui le statistiche di Wishiwashi forma banco, che sono bestiali. Livello 36, abbiamo 133 attacco, 108 difesa, 113 difesa speciale, 99 special attack e speed 36, quindi di velocità che diminuisce. Questo Wishiwashi aveva l'attacco aumentato e l'attacco speciale diminuito, perciò se questo attacco è a 133 e l'attacco speciale a 99, significa che in realtà i suoi attacco e attacco speciale in genere sono comunque più o meno equilibrati, quindi un Pokémon veramente forte. Come si utilizza Wishiwashi con questa abilità? Si può forzare l'avversario a colpirlo, a togliergli metà dell'energia. Possiamo dargli la banda scelta, in modo tale che quando viene colpito sopravvive, e quindi poi possiamo, insomma, poi si evolve in questa forma banco. Oppure possiamo mandarlo in campo nel momento in cui sappiamo che uno dei nostri Pokémon sarà colpito da un attacco, ad esempio un attacco di tipo acqua o di tipo fuoco. Mandando Wishiwashi normale dovremmo essere abbastanza sicuri di poter reggere quel colpo, e Wishiwashi magari si andrà a trasformare in questa forma molto più potente, recuperando tutta l'energia. Quindi questo è come usare Wishiwashi. Prossimo Pokémon, l'evoluzione di Salandit, che è Salazal, Pokémon molto molto interessante, tipo fuoco veleno. Guardiamo le statistiche. Primo Pokémon che vedo con una velocità molto elevata, vi assicuro che gli altri Pokémon sono tutti con una velocità molto molto bassa. Questo Salazal ha una velocità molto alta. In un video in cui si mostrano come sarebbero le statistiche a livello 50, si è visto che mi pare che Speed arriva forse a 120, quindi un Pokémon molto molto veloce, che ha anche un attacco speciale elevato, quindi uno sweeper speciale, una quantità di HP anche interessanti e le difese non troppo elevate. La cosa però interessante veramente qual è? Che questo Pokémon impara anche i Nasty Plot. Nasty Plot che mi pare sia congiura, se non sbaglio. Comunque è una mossa che aumenta l'attacco speciale di molto, quindi di due stadi. Perciò a tutti gli effetti un attaccante speciale molto molto pericoloso, con mosse interessanti, tipo veleno fuoco, quindi essendo di tipo veleno ha delle mosse forti contro i tipi folletto. Ma interessante, Pokémon interessante, andiamo avanti. Ok, Gumshoes, il nostro sosia di Trump. Vediamo che statistiche ha. L'attacco è diminuito per la natura, velocità aumentata, quindi anche questo Pokémon velocità molto bassa e attacco elevato.
In compagnia con quest'altro Pokémon un po' statistica abbastanza simile, abbiamo l'evoluzione dell'uccellino, che non mi ricordo come si chiama, Toucannon. Toucannon, cannone. Infatti questo Pokémon ha anche lui una delle statistiche di attacco molto elevate e velocità un po' maggiore rispetto a Gumshoes. Sono abbastanza simili, ma ovviamente avranno mosse ovviamente diverse. Cosa interessante, è stato detto che questo Toucannon può imparare anche mosse di tipo roccia, non Rock Smash, ovvero spacca roccia, proprio mosse di tipo roccia, quindi potrebbe essere comunque un Pokémon interessante con delle belle opzioni. Prossimo Pokémon, Lurantis, vabbè, qua non so se ci sia molto da dire su questo Pokémon. Guardiamo semplicemente le statistiche, nuovamente una velocità molto bassa, 53, e qua è aumentata dalla natura. Tutti questi Pokémon hanno una velocità veramente veramente bassa, questa cosa mi lascia abbastanza perplesso, è molto interessante. HP discreti, buona potenza fisica, sembra che siano tutti potenti in attacco fisico, scarsi in velocità, e questo gli permette a questi Pokémon di avere statistiche un pochettino più potenti, e rende anche molto interessante la possibilità di utilizzare la Trick Room, la distorto zona. Credo che sarà molto molto utilizzata in questo VGC. Prossima informazione: Dark Void has been nerfed accuracy is now 50% and is only usable by Darkrai. Dark Void non può essere più utilizzato da Smeargle, forse Smeargle non può impararla, non so bene come funzioni questa cosa, ma ragazzi, è stata nerfata. 50% la può usare solo Darkrai, quindi niente più Smeargle con Dark Void. Se volete uno Smeargle che fa porcherie, dovete insegnargli un'altra mossa per addormentare che non sia Dark Void. Quindi questa è una cosa molto interessante che ho voluto dire subito. Adesso, altra notizia rapida. Dugtrio è di tipo terracciaio. Tipo terracciaio molto molto interessante secondo me come tipologia, essendo di tipo terra è forte contro Solgaleo, essendo di tipo acciaio è forte contro i Pokémon folletto, quindi sì, un Pokémon interessante il Dugtrio di tipo Alola. Ok, passiamo al piatto forte, gli starter. Quindi queste erano le statistiche che io avevo immaginato. Adesso vi mostro le statistiche reali e poi vi mostro la conferma di queste statistiche, la conferma ufficiale. Queste sono le statistiche reali. Guardate come siamo andati vicini. Iniziamo da Decidueye, che è il Pokémon che il giocatore ha scelto, quindi è quello di cui abbiamo delle immagini dirette. Gli altri Pokémon credo che siano state le statistiche siano state viste tramite il codice di gioco, non lo so. Mentre di Decidueye, ripeto, abbiamo delle immagini, anzi ve la mostro subito. Eccola qua. Cosa molto interessante, Decidueye impara Sucker Punch. Cosa fantastica, Sucker Punch di tipo buio. Sappiamo le mosse di tipo buio quando siano forti contro i leggendari. E il fatto che Decidueye non è molto veloce rende questa mossa veramente utile nelle sue mani. Altra cosa interessante, questo è un piccolo spoiler, i Pokémon, gli starter avranno delle pietre Z particolari, uniche, che gli permetteranno di fare delle mosse uniche, oltre alla mossa diciamo extra che può fare con la pietra ad esempio di tipo erba, di tipo buio, eccetera eccetera. Ok, torniamo alle statistiche. Allora, queste sono le statistiche che ho immaginato io e queste sono le statistiche invece ufficiali. 70 con 78, attacco e special attack che avevo immaginato fossero simili, avevo dato l'attacco più alto e infatti abbiamo attacco 107, attacco speciale 100. Ho indovinato la difesa fisica, difesa speciale anche avevo immaginato che fosse un po' più alta, infatti rispetto alla difesa fisica è più alta, 75 con 100. Infine la velocità è più bassa di quanto immaginavo, ma la velocità come abbiamo visto è più bassa in praticamente tutti i Pokémon. Anche gli altri starter hanno una velocità molto bassa, quindi sì, Decidueye è il Pokémon con la velocità più elevata di tutti. Passiamo a... come cazzo si chiamava? Infernoar. Ok, HP 85 con 95. Come immaginavo, Infernoar è il Pokémon con gli HP più elevati tra gli starter, è quello con l'attacco fisico più elevato, non 105 ma ben 115,
Ho indovinato la difesa di 90, special attack invece che 70-80, più debole dell'attacco, come immaginavo. Ho indovinato anche la difesa speciale. Ho indovinato anche la velocità, nel senso che l'ho indovinata in proporzione con gli altri Pokémon, perché, guardate, anche l'ultima evoluzione di Poppyhop, Primarina, ha la stessa velocità di Infernoar, come avevo immaginato, ed hanno velocità più bassa rispetto a Decidueye, che tuttavia ha delle statistiche un po' migliori, ha un'ottima difesa speciale, quindi è un po' più bulky di quello che ci aspettavamo. Infine Primarina, anche qui ho indovinato quasi completamente, HP presi precisi, attacco quasi, difesa fisica un po' più bassa rispetto a quella speciale, un attacco speciale molto molto elevato, 126 e 116 di difesa speciale, e infine velocità, abbiamo visto 60, tutte le velocità sono più basse di quello che ci aspettavamo. Quindi queste sono le statistiche dei Pokémon, degli starter. Ora ve li mostro ufficialmente, eccoli qua. Questa immagine è in qualità molto molto bassa, è difficile da vedere. La cosa interessante è l'abilità nascosta dei Pokémon. Allora, Decidueye c'ha Long Reach. This Pokémon uses moves without making contact with the target. Le mosse utilizzate da Decidueye non fanno contatto con il nemico. Questo è interessante contro quei Pokémon che hanno abilità che possono avvelenarti al tocco, eccetera. Anche se non so per Decidueye quanto possa essere utile questa cosa. Poi, Infernoar, che continua a rivelarsi uno dei migliori Pokémon a mio parere, ha intimidazione. Quindi Infernoar diventa un Pokémon molto molto interessante, visto che abbiamo visto che tanti Pokémon hanno un attacco molto elevato, o almeno sembrerebbe, di questa generazione. Quindi l'abilità intimidazione di Infernoar può essere molto interessante. Prossimo Pokémon Primarina, Liquid Voice. Tutte le mosse basate sulla voce diventano di tipo acqua, quindi a Primarina potremo insegnare gran voce e potrà sparare dei gran voci di tipo acqua grazie a questa abilità nascosta, volendo. E va bene, praticamente abbiamo concluso, abbiamo le statistiche ufficiali dei Pokémon, degli starter, abbiamo visto le statistiche di altri Pokémon. Ripeto che se volete potete andare, questo è il tizio Philip Bitti. Vi consiglio di stare attenti, di evitarvi degli spoiler alla storia, perché vi rovinate anche l'esperienza offline del gioco. Per ultima cosa, l'ultima chicca che mi ero conservato, già l'avete vista, vabbè, prima vi dico una cosa. 15 ore nella storia principale di seguito in straight, e non è ancora finita. Questo è eccitante, quindi avremo una storia principale molto lunga, quindi una componente offline ben curata, ben fatta, e questa ovviamente è una cosa molto bella che ci fa piacere. L'ultima chicca è questa: abbiamo Lunala e le sue statistiche. Allora, vediamo un po' le mosse: Night Days, Shadow Ball, Moongeist Beam, Cosmic Power. Non sono mosse che conosco bene in inglese, tranne Shadow Ball e Moongeist Beam, che dovrebbe essere la sua mossa principale. Tuttavia andiamo a vedere le statistiche. Allora, Lunala è a livello 55, quindi queste statistiche dovrebbero essere leggermente abbassate, ma in realtà sono abbastanza indicative, perché le stiamo considerando senza gli EV praticamente, o almeno credo. Abbiamo delle statistiche molto molto elevate. L'unico Pokémon con cui possiamo confrontarle è praticamente Wishiwashi, perché sorpassano di gran lunga le statistiche degli altri Pokémon. Guardiamo gli starter che... Vabbè, queste statistiche non sono quelle finali. Queste qua poi vanno aumentate tramite EV, EV e natura. Questo ricordiamolo, attenzione. Inoltre gli HP non sono 95, sarebbero molto superiori. Infatti già Decidueye qua a 125 HP a livello basso senza IV. Comunque torniamo a Lunala, scusate un attimo, dove l'avevo messo? Eccolo qua. Ok, possiamo fare dei confronti un po' con Wishiwashi. Allora, HP 232, veramente veramente elevati, sono 5 livelli, quindi possiamo immaginare questi HP 5 livelli più sotto potrebbero essere intorno ai 200,
probabilmente qua ci saranno tre statistiche con i B al massimo, perché i leggendari hanno tre B al massimo, credo anche qui li avranno rispetto alle scorse generazioni. Attacco 146, special attack 163, ovviamente come immaginavamo Lunala ha un attacco speciale più elevato. E secondo la natura di questo Lunala abbiamo la difesa aumentata in rosso e la special defense diminuita. Quindi le statistiche sono un po' invertite, ma nonostante questo la difesa speciale è comunque più alta di quella fisica, quindi significa che Lunala avrà una difesa speciale molto più alta rispetto a quella normale. È velocissimo, 127. Anzi, non proprio velocissimo, ma molto molto veloce. E niente, queste sono praticamente le statistiche a livello 55 di Lunara. Questa era l'ultima chicca che vi lasciavo. E niente, non ho nient'altro da dire. Se usciranno altri leak, farò altri video in cui, come in questo, eviterò di fare degli spoiler. Vi mostrerò soltanto statistiche, analisi a livello competitivo, tattico. In questo video solo rapidamente ve l'ho mostrato, non ho avuto tempo ancora di analizzare in maniera precisa, ma è inutile perché bisogna vedere anche tanti altri Pokémon. Quindi per adesso quello che possiamo estrapolare ve l'ho mostrato. Non cercate altri Pokémon, altre robe, altre statistiche perché non ci sono, vi ho mostrato tutto. L'unica cosa che potete andare a trovare ancora sono spoiler sulla storia e altro. Quindi io nuovamente vi sconsiglio di andare sulla pagina di questo tizio, ma se volete fatelo pure, ma state attenti. Il video si finisce qui, iscrivetevi se volete continuare a seguirmi e date un'occhiata anche al canale per altri contenuti, perché faccio altri gameplay di altra roba, Skyrim, Dark Souls, Civilization 6 e tante altre cose. Al prossimo video.